Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti altri paesi si celebra l'Ascensione del Signore. È una festa che ben conosciamo, ma che può far sorgere alcune domande, almeno due. La prima domanda: perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra? Sembrerebbe che il suo congedo sarebbe un momento triste, con qualcosa non precisamente per gioire, no? Perché festeggiare una partenza? Prima domanda. Seconda domanda: cosa fa Gesù adesso in cielo? Prima domanda: perché festeggiare? Seconda domanda: cosa fa Gesù in cielo? Perché festeggiamo? Perché con l'Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne, in cielo. È la prima volta, Cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell'umanità che avevo preso in terra non è rimasta qui. Gesù, dopo il risorto, non era uno spirito, no. Aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'Ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Così scriveva un antico padre nella fede. Splendida notizia, diceva, colui che si è fatto per noi uomo, per renderci suoi fratelli, si presenta come uomo davanti al Padre, per portare con sé tutti coloro che gli sono congiunti. E questo oggi festeggiamo la conquista del cielo. Gesù che torna al Padre, ma con la nostra umanità. E così il cielo è un po' nostro già. Gesù a Porta la Porta e il suo corpo lì. La seconda domanda: ma cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il Padre si commuove. Questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È sempre con noi, ci guarda, è sempre vivo con noi per intercedere a nostro favore, per far vedere le piaghe al Padre per noi. In una parola, Gesù intercede e nel luogo migliore davanti al Padre, suo e nostro, per intercedere a nostro vantaggio. E l'intercessione è fondamentale. Anche noi ci aiuta questa fede, non perdere la speranza, non scoraggiarsi. Davanti al Padre c'è qualcuno che ti fa vedere le piaghe e intercede. La Regina del Cielo ci aiuta a intercedere con la forza della preghiera. Regina Caeli letare, alleluia. Chia che me luisti portare, alleluia. Resurrexi sicudisit, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Cristi, mundo in litificare degnatus est. Presta questum superius genitrice in Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è triste, ma a un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, la situazione continua ad essere grave. Nell'incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, rinnovo un accorato appello affinché vengano deposte le armi e chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione. Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze. Non abituiamoci alla guerra, per favore. E continuiamo a stare vicino al martoriato popolo ucraino. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema parlare col cuore. È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente. Saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune. Un applauso a tutti i giornalisti. Oggi inizia la settimana Laudato Si. Ringrazio il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e le numerose organizzazioni aderenti e invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune. C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività. Ce lo ricordano anche le recenti calamità come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia-Romagna, alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza. Adesso in piazza saranno distribuiti i libretti sulla Laudato Si che il Dicastero ha preparato in collaborazione con l'Istituto Ambientale di Stoccolma. Saluto tutti voi, romani e pellegrini dall'Italia e di tanti paesi, vedo tante bandiere lì, benvenuti. Saluto particolare le suore francescane di Santa Elisabetta dall'Indonesia, da lontano, i fedeli di Malta, del Mali, dell'Argentina, dell'isola caraibica Curaçao e la banda musicale di Porto Rico. Ci piacerebbe sentirvi suonare dopo. Saluto inoltre il pellegrinaggio diocesano di Alessandria, i ragazzi della cresima della diocesi di Genova che ho incontrato ieri. L'ho incontrato ieri col cappello rosso lì a Santa Marta. Bravi, I gruppi parrocchiali del Molise, di Scandicci, Grote e Gruno Nevano. Le associazioni impegnate per la difesa della vita umana. Il coro giovanile Emil Kommel di Gorizia. Le scuole Caterina Santa Rosa e Sant'Orsola di Roma. E i ragazzi dell'Immacolata. A tutti voi auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Per favore, non dimenticatevi. Buon pranzo e arrivederci.
Thank you.